Allora, ragazze, vi devo chiedere una cosa. So che delle Lil si sono nascoste qua nel mio studio. Dai, forza, parlate, ditemi qualcosa. Io non so niente, non ho visto niente e se c'ero dormivo. Dai, PhD BB, su, ti prego. No, no, non so niente, assolutamente. E tu, Miss Punk? Nemmeno io. No, non ho visto nessuno, stavamo qua chiacchierando del più e del meno. Siete due bugiarde. Mi vendicherò, mi vendicherò. La prossima volta che farò un video sulla moda LOL vi vestirò malissimo. A me non interessa. A me sì, invece. No, non ti prego, non vestirmi male. E allora parla, forza, dimmi qualcosa. Cosa hai visto? Ti posso solo dire che... Uno è nel bagno. Non posso dire altro. Non posso dire altro. Ma perché gliel'hai detto? Perché ha minacciato di vestirmi male. Io non posso permettermelo. Insomma, team, avete capito. Ci troviamo nel mio garage barra studio che io ho riordinato. Non sembra. Sì, lì c'è un po' di confusione perché ho spostato una cosa. E comunque, sì, è tutto decisamente più in ordine. E riesco a trovare tutto. Tranne le lilline che si sono nascoste. Però Miss Punk, paura, mi ha spifferato qualcosa. Ha detto che una è nel bagno. Ora, c'è solo un problema. Io qui non ho un bagno. E quindi di che bagno si tratta? Perché sono nascoste qui di sotto, il bagno è di sopra. Che bagno? Che bagno? Cosa vuol dire nel bagno? Nel bagno di che? Allora, fatemi pensare. Devo un attimo ragionare. Allora, qua sotto stavo pensando alla casa dei Sylvanian Families, però... Ecco, qua c'è una casa dei Sylvanian, però qua non c'è il bagno. Io ci guardo un attimo, ma... mi si smonta anche tutto. Qualcuno vede niente? Cioè, più che altro, qualcuno vede delle Lil? Non mi sembra. E qui poi il bagno non c'è. Quindi cosa vuol dire nel bagno? Cosa vuol dire? Ah, forse ho capito. Nella casa dell'Enchantimals qua c'è un bagnetto. Si può? C'è nessuno qua? Oh, ciao! Ehi, ma non si può avere un po' di privacy qua? Ma che privacy? Che privacy? Tu ti stavi nascondendo, birbantella. Sì, è vero. Vieni fuori da qui, Lil Scrubble. Ti ho trovata, nanerottola. Sì, mi hai trovato. Qualcuno secondo me ha fatto la spia. No, ti sbagli. Mi sa che sei un po' bugiardella. Chi, io? No. Però adesso tu, tesorino, mi devi dire dove sono le altre. No. Ti prego, dimmi dove sono le altre. Ho detto no. Te ne prego, ti do un cioccolatino. No, grazie, sono a dieta. Ti compro un giocattolo. No, non mi servono. Insomma, non vuoi proprio dirmi niente. No, no. Ma insomma, sei dispettosetta, eh? Sì, molto. Ok, allora, ho trovato Lil Scrubble, ma non vuole parlare, non vuol dirmi dove sono le altre. Quindi, come la mettiamo? Io non ti dico niente. E tu, Miss Punk? No, io ho già parlato prima e me ne sto già pentendo. Ma che peccato, perché sai, quella fascia di Miss Punk te la potrei togliere da un momento all'altro. No, 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 ti prego. Ok, allora va bene, e ti do un indizio. Ok, spara. Diciamo che sta leggendo. Sta leggendo? Sì, ma non chiedermi altro. Insomma, ma non riesci proprio a stare zitta, ma hai paura di tutto. Ti togli la fascia, che cosa sarà mai? Senti, questa me la sono guadagnata. Ok, non litigate. Hai detto che sta leggendo? Sì. Va bene. Una Lil che legge in garage. Non ho una libreria qui. Avrebbe avuto molto più senso in casa, ma sarebbe stato anche molto più difficile, perché in casa ho tipo 300 libri, forse qualcosa di più. Cosa vuol dire che sta leggendo? Ma soprattutto, cosa sta leggendo? Che cos'ho qua io? Ah, qui ho dei libri però, aspetta un po'. Ops, è caduto qualcosa. Non credo che si riesca a nascondere una Lil qui in mezzo però, No, qui no, infatti. Allora, devo riportarli in casa questi libri, sono bellissimi, perché ce li ho in garage? Andiamo qua.
Magari c'è un indizio. No, niente. Uffa, 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 uffa. Insomma. L'altro giorno ho trovato una cosa però sistemando. Ho trovato un libro che mi è stato regalato per un Natale. Ed è questo. Jane Austen, tutti i romanzi. Ciao. Ciao, stiamo leggendo qua. Bello, questo libro, molto interessante. Non è che ti stavi nascondendo? No, no, affatto. Guarda, stiamo leggendo. Bellissima storia. Ah sì, di cosa parla? Di una fata. Bugiarda! Non parla di fate, Jane Austen. Ups. Ok, adesso per punizione mi devi dire dove si trovano le tue amichette. Ok, va bene, te lo dirò. Allora, che si dice? Piccola Lil Spike. Allora, vediamo un po'. Ti posso dire... Ti dirò una parola. Ok, va bene. Potrei accontentarmi. Natale. Natale. Non dico altro. Va bene, ok. Natale. Sì. Cerca, cerca. Cerco. Natale. Natale, effettivamente io qui in garage tengo le cose di Natale. Peraltro ancora non ho smontato niente in casa. Con calma. Natale. Beh, allora vado di qua. Ecco, qui un po' meno ordine effettivamente. Natale, allora, qua ho tutte le scatole dei miei carry-on, tutte le scatole di Sylvanian Families. Fa vedere se c'è qualcosa qua dietro. Qui no. Qui no. Tastiamo. Qua neanche. Qui nemmeno. Poi. Dunque. Dove ho il Natale anche? Ah, qui c'è un pacco che si illumina. Una casetta. Un carion. Qui l'unica è mettere le mani perché non si vede effettivamente niente. Ho trovato qualcosa. Ho trovato lei! Ciao, Teens! Oh, ciao! Che ci fai qua? Sì, sono venuta a cercare. Come mai? Perché ti sei nascosta, Tins. No, non mi sono nascosta. No, stavo guardando le tue casette del Natale. Ah, e che te ne pare? Carinissime. Molto, molto pucciose. Mi piacerebbe viverci. Magari te la potrei prestare, però dobbiamo fare un patto. Quale? Dai, dimmi. Mi devi dare un indizio su dove poter trovare la prossima Lil. Ok, va bene. Ti dico che è giocherellona. Non è un grande indizio in un garage pieno di giochi. Sì, e forse hai ragione. Allora, ti dico Luna Park. Ok, Luna Park, va bene. Capito? Luna Park. Luna Park. Non ho un Luna Park. Non ce l'ho. Cosa vuol dire? Una park, sì, forse per... Però dai, mi dispiace perché avevo ordinato così bene. Adesso c'è un po' di caos. Luna Park, Luna Park, Luna Park. Allora, ragioniamo insieme. Luna Park, cosa ci sono? Le macchine, gli autoscontro. Poi c'è quello lì dove si pescano tipo i giocattoli. Quello lì dove si spara, terribile. Oppure dove si cerca di fare... Si tira un disco, insomma, si cerca di far centro. E poi ci sono le giostre. Ci sono le giostre. Ho una giostra. Oh, ma qua vedo dei capelli rosa. No, ti stai sbagliando. È zucchero filato. No, no. Questa è la mia amichetta Dawn. Mi hai trovato. Ops. Uffa, Sara, ma io mi stavo divertendo un mondo. No, tu ti stavi nascondendo. Ma insomma, ma cos'è? Tutte bugiarde siete. Sì, è vero, mi stavo nascondendo. Ma nella giostra è super divertente. E vabbè, io ti ho trovato. Chi è che ha spifferato? Nessuno, ci sono arrivata da sola.
Ma mi sa che sei bugiardella te, eh? No, non ti direi mai una bugia, piccola Dawn. Guarda come ti sta crescendo il naso. Oh, basta, basta, non chiedermi più niente. Se vuoi la fascia te la do, se vuoi vestirmi male mi puoi vestire male. Brava, così, bella coraggiosa. No, no, tranquille, le ho trovate tutte. Ah sì, ce l'hai fatta alla fine, eh? Sì, grazie per l'aiuto, Miss Punk. Nella prossima gara di moda sarai bellissima. Ah, è stato un piacere allora aiutarti. Ma insomma, ma te la smetti? E quando si tratta di moda, non guardi in faccia a nessuno. È stato un piacere, Sara. Le ho trovate tutte quante. Ho dovuto usare dei modi un po' bruschi a volte, me ne rendo perfettamente conto. Però le ho trovate tutte e quattro, le mie piccolette. Adesso siete libere di giocare. Io saluto tutti quanti, vi aspetto alla prossima puntata. Pollici in su se il video vi è piaciuto. E se non siete ancora iscritti, beh, iscrivetevi e azionate la campanella sulla home.